Continua il ping pong che caratterizza il dibattito sulla ripartenza del calcio italiano, con il ministro dello sport Spadafora che parla di sentiero sempre più stretto per la ripresa del campionato, forte anche della decisione presa dal governo francese che ha dato lo stop ai campionati, e il presidente federale Gravina che però ribadisce un concetto, cioè che non sarà lui a firmare per la sospensione definitiva dei campionati perché gli interessi economici in ballo sono consistenti e perché la Federcalcio ha messo nero su bianco un protocollo per la sicurezza. E la partita ora si gioca tutta lì, perché il protocollo non ha ottenuto la validazione del comitato tecnico scientifico che lo ritiene debole in alcune parti ed è ora aperto un confronto tra il CTS e le varie componenti del calcio. Se si troverà un punto d'incontro e il protocollo revisionato avrà l'ok, bene, altrimenti nel caso in cui il documento venisse definitivamente bocciato dal comitato tecnico scientifico sarà il governo a dare lo stop ai campionati. Lo ha confermato stamani nel corso della trasmissione Mi manda Rai 3 il ministro Spadafora. Diciamolo chiaramente, se questo protocollo troverà una sintesi, un accordo tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC, gli allenamenti riprenderanno e questo sicuramente avrà un riflesso anche positivo sulla possibile ripresa dei campionati. Viceversa, sarà il governo a decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria, per motivi di evidente e incontrovertibile emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, anche creando nei limiti del possibile quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili, alla pari tutte le altre filiere produttive del paese, i danni di questa emergenza. Nel frattempo il consiglio direttivo della Lega di Serie B, con la partecipazione in videoconferenza anche del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in qualità di consigliere, aveva deliberato all'unanimità la necessità, per concludere l'attuale stagione sportiva, di avere a disposizione almeno 3 mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti, con il termine della stagione che di conseguenza potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni UEFA. Questa è la principale delle diverse istanze che la Lega di Serie B porterà al Consiglio federale del prossimo 8 maggio, anche se c'è ora il rischio concreto della sospensione decisa dal governo e, nell'eventualità, bisognerà capire le conseguenze di una tale decisione, poiché sarebbe difficile immaginare la prosecuzione di questa stagione a settembre, quando semmai prenderebbe il via quella nuova. Alla finestra restano ovviamente anche il Teramo in Lega Pro e le 6 squadre di Serie D in quota Lega Nazionale Dilettanti.